Francavilla torna alla vittoria dopo 8 gare e batte 2-0 Lisernia con i primi gol in maglia giallorossa di Dos Santos. Rachini lancia subito titolare l'ultimo arrivato Mancini, ex Teramo e Pineto, al posto di un Banegas ancora non al meglio della condizione. Per il resto 4-2-3-1 confermato dopo le 10 partenze di 3 arrivi della finestra di mercato invernale, con Sanchez vicino anch'egli all'addio. Lisernia di Massimo Silva risponde con il consueto 3-5-2, con Romano e Petitti in avanti e l'ex San Nicolò Iaboni in panchina. La gara si apre con un episodio da moviola. Al sesto contatto in area tra Montagnoli e Frabotta. Il direttore di gara ammonisce per simulazione l'attaccante giallorosso tra le proteste veementi dei compagni di squadra e dei presenti al Valle Anzuca. Il Francavilla non si demoralizza per l'episodio e tiene il possesso palla, lasciando alla formazione di Silva solo sterili ripartenze. Al 17esimo Palumbo fa partire Dos Santos sulla linea del fuorigioco. L'attaccante col mancino piazza alle spalle di Tano il primo gol in maglia giallorossa. Lisernia prova ad alzare il baricentro con i padroni di casa che rischiano al 23esimo e sbrogliano in qualche modo una situazione complicata. Alla mezz'ora però il Francavilla passa ancora. Samuel Di Renzo serve col contagiri Montagnoli che entra in area e serve un assist a Dos Santos che deve solo spingere il pallone oltre la linea di porta per il raddoppio della formazione di casa e la sua prima doppietta in maglia Francavilla. I molisani accusano il colpo e per il resto della prima frazione la squadra di Rachini si limita a controllare. Ad inizio ripresa Palumbo rimane a terra dopo un contrasto di gioco. Entra in campo anche la Barella, ma il giocatore giallorosso riesce a rialzarsi e a lasciare il campo sulle proprie gambe per far spazio a Dipinto. Lisernia prova a tenere maggiormente il possesso per riaprire la gara, ma lascia spazi al Francavilla. Al quarto d'ora Spataro vede la ripartenza di Dos Santos, che arriva in area, ma la sua conclusione è calibrata male e finisce sul fondo. La ripresa è tendenzialmente soporifera, con i molisani che ci provano al 24esimo con Petitti, con tiro però alto sulla traversa. Il Francavilla risponde dopo la mezz'ora, quando Cafiero calibra verso Bosco, il cui impatto di testa è troppo centrale. Finisce senza altre emozioni una gara che il Francavilla avrebbe dovuto vincere, come ha fatto, anche senza stare troppo a guardare alla prestazione. Per Lisernia invece è sempre più basso classifica. Presidente, dopo 8 gare finalmente si torna alla vittoria e ce n'era bisogno quest'oggi. Dai e dai, abbiamo visto anche Dos Santos finalmente che ha fatto doppietta, bene così. Brutto partito secondo tempo, però il risultato contava molto. E ci sono stati tanti cambiamenti, tante uscite, alcune entrate, non era soddisfatto dopo la prima parte di campionato? Ah, noi abbiamo giocato bene dappertutto, però una scossa forse andava data perché non si reagiva più, nel senso il pareggio era diventato il compito della domenica o del sabato, quindi bisognava così buttare un sasso in acqua, l'abbiamo fatto con qualche buon risultato. Cosa si aspetta adesso dal Francavilla in questa seconda parte di campionato che si sta per apprestare a iniziare? Ci aspettiamo di vincere qualche volta in più e anche se ne perdiamo qualcuno non fa niente. L'importante è non annoiarsi con i pareggi che in questa categoria servono a poco. Ai playoff ci pensa? Bah, si gioca per quello, non sono così lontani. Senza qualche incidentuccio di percorso forse saremmo già là, però vediamo, ci pensiamo certo. Si aspetta magari anche qualche presenza in più allo stadio? Ma se riusciamo a superare 100 una volta è già tanto, così facciamo almeno gli spettatori di una prima categoria. Direttore, dopo 8 gare finalmente si torna alla vittoria, era assolutamente necessario quest'oggi? Sì, assolutamente era necessaria la vittoria, ma abbiamo soltanto fatto quello che abbiamo fatto anche in queste ultime 8 partite, ossia giocare anche meglio dell'avversario, altre volte ci è andata male e oggi è andata benissimo. Il mercato che si è concluso da poco, il Francavilla ha cambiato tanto, era necessario, qualcosa mancava? Ma io non penso che servisse qualcosa, serviva soltanto avere più convinzione dei propri mezzi. Oggi l'abbiamo dimostrato, non eravamo dei brocchi prima e dopo queste 8 partite non siamo diventati neanche dei fenomeni. Abbiamo una squadra forte che può lottare per qualsiasi obiettivo. L'obiettivo iniziale sappiamo tutti che era quello di fare meglio dell'anno scorso, spendendo molto meno. Noi continuiamo con questo obiettivo, il nostro obiettivo è fare almeno i playoff, ce la vogliamo giocare, il nostro obiettivo sono i playoff e ci crediamo fino alla fine perché i ragazzi ci credono e ci potranno dare queste soddisfazioni. Se ci riusciremo bene, se non ci riusciremo qualcun altro valuterà il nostro lavoro. Un buon primo tempo quest'oggi, gara già chiusa nel corso della prima frazione, la buona notizia è che si è anche sbloccato Dos Santos. Finalmente Dos c'era fatta
a sbloccarsi, ma non abbiamo dubbi sulle qualità del ragazzo. Siamo adesso un po' in difficoltà di qualche giocatore tra squalificati, infortunati, qualcuno acciaccato. Daremo il massimo per l'ultima partita e poi speriamo che le feste di Natale ci diano più respiro e ritornare più forti di prima come è stato all'inizio del campionato.